Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Ed eccoci qui pronti in questa domenica pomeriggio con me e il mio compagno di viaggio. Ciao Corrado. Ciao, ciao a tutti. Felici di commentare questo pareggio Pordenone-Vicenza 2-2. Le prime parole le lascio a te. Ma un buon punto alla fine per come si era messa la partita e anche per le assenze che aveva la squadra. E nel finale poi, dopo l'espulsione di Pinato, si poteva anche provare a vincerla, ma insomma credo che il risultato sia giusto e che alla fine sia un buon punto che fa restare in cima alla classifica i biancorossi, che sono stati superati dall'Eco, dalla Prosesto, ma insomma è un punticino, quindi la vetta è vicinissima e anche oggi insomma la squadra ha lottato con l'unghia coi denti, pur come dicevo prima le tante assenze anche importanti. 0445 490 200 per essere con noi per commentare questa partita. Intanto partiamo con il primo messaggio vocale, sentiamo chi ci ha raggiunto. Ciao, un pareggio che vale una vittoria per come si erano messe le cose. Volevo solo dire una curiosità, che ho visto la diretta della partita del Padova su un canale in emittente appunto padovana, e ho visto che ogni volta che ha segnato il Pordenone hanno esultato come dei matti. Dopodiché sappiamo tutti come è finita, noi abbiamo almeno pareggiato, loro hanno perso per l'ennesima volta all'Ecco, e in questo momento invece di parlare del Padova stavamo parlando addirittura della Serie D per evitare l'argomento Padova. Quindi chi la fa le aspetti, l'insegnamento è che non bisogna mai godere delle disgrazie altrui, e anche io non voglio godere comunque delle disgrazie che hanno in questo momento loro. Ciao da Franco di Lonigo e sempre forza Vicenza. Sempre forza Lane. Ciao Franco. Corrado, vuoi aggiungere qualcosa? No, beh, diciamo, noi parliamo di dell'Ane, del colore biancorossi, della partita che gioca, degli altri non ci interessa, anche perché bisogna guardare in casa propria, continuando a guardare in casa propria, lavorando bene. C'è questo ultimo sforzo da fare su queste due partite. Purtroppo anche oggi c'è stato un altro infortunio, Greco, infortunio alla spalla, che bene o male, purtroppo quando ti capita minimo 20 giorni, quindi mi sa che lo rivedremo a gennaio, quindi bisogna fare l'ultimo sforzo per poi arrivare all'anno nuovo partendo, magari recuperando anche qualche infortunato. Ma comunque, come dicevo prima, oggi era importante dare un segnale, e un segnale è arrivato in una gara difficile, perché sicuramente Di Carlo ha preparato a mille la squadra questa settimana, perché ovviamente ci teneva tantissimo a fare bella figura, a vincere la partita. Non ci è riuscito, anche, ripeto, grazie a una reazione biancorossa che è sicuramente da applaudire. Poi ci sono state anche delle cose che magari non hanno funzionato e le vedremo durante la puntata, però ripeto, alla fine è un buon punto. 0445 490 200 per chiamarci, per essere con noi sulle frequenze di Stella FM, 345 7959 749 SMS WhatsApp per scriverci, mandare i vostri messaggi vocali. Riparto da Gianluca che dice: contentissimo, un ottimo pareggio, sono preoccupato per Greco, qui c'è una maledizione, sempre forza Lane. Ci sono già, Corrado, delle indicazioni su Greco? Troppo presto? No, non ci sono, ma le immagini sono molto molto chiare, diciamo è un infortunio molto simile a quello di Vaglietti, spero un po' meno grave, perché poi Vaglietti alla fine insomma la prognosi è di oltre 2 mesi, speriamo che questo di Greco sia meno grave, ma meno di 20 giorni quando ti esce un po' la spalla è impossibile, quindi diciamo che le notizie ufficiali non ce ne sono, ma le immagini purtroppo non lasciano molte speranze per un recupero più rapido. Vado da Diego che dice: ciao Gioia, ciao Corrado, volevo chiedere se Modesto non poteva optare per un'impostazione di squadra più quadrata con Dalmonte nel suo ruolo a ridosso delle punte, anche se riconosco che bisogna tenere conto dei calciatori a disposizione. Comunque sempre forza Lane, Radio Stella la nostra voce. Ciao, ciao Diego a te. Ma insomma si poteva fare, sì, sicuramente si poteva scegliere anche altre soluzioni tattiche. Io credo che alla fine
Dal Monte, tra l'altro, oggi ha fatto anche una discreta partita. È ovvio, quando lo tieni lontano dalla porta avversaria lui perde in pericolosità, ma questa cosa l'abbiamo detto tante volte, quindi non è che diciamo oggi abbiamo cambiato idea. È chiaro che però, come dicevamo prima, le assenze erano veramente tante e purtroppo anche per Modesto magari oggi ci sono state delle scelte che sono state fatte proprio per necessità. Nel complesso, ripeto, magari come dicevo prima, sono stati degli errori. Sul primo gol Sandon non è impeccabile perché si fa sorprendere da dietro da Candellone. Nel secondo tempo, appena uscito dagli spogliatoi, la punizione di Burrai, che è uno specialista, lo si sapeva, quindi non bisognava commettere fallo da quella parte, ma nasce da quattro tocchi veramente imprecisi, balbettanti, quando insomma invece si poteva liberare senza grandi problematiche. E quindi insomma qualcosa non ha funzionato, anche perché questa squadra non prendeva gol da un sacco di tempo. Oggi ha pagato anche i suoi errori propri, oltre che sulle bravure avversarie, perché quando uno come Burrai calcia una punizione del genere bisogna solo che fare i complimenti. Però c'è stata reazione, c'è stata grinta, è stata voglia, è tornato al gol Ferrari, che cosa vi avevo detto proprio nell'ultima partita, vedrete che segnerà a Pordenone perché l'avevo visto molto meglio e il gol è arrivato. Non era facile, poi è chiaro che il Pordenone quando è rimasto in 10 sicuramente si è chiuso. Ripeto, alla fine dai, è un buon pareggio. Saluto Alessandro che ci raggiunge da Arzignano, dice: secondo me i primi 20 minuti tanti passaggi sbagliati, centrocampo che non c'è. Tu Corrado come commenti questo messaggio? Centrocampo che voto diamo al centrocampo di oggi? Ma sai, un centrocampo che mancava di Menez squalificato, di Cavion, di Ronaldo infortunati e di Cataldi. A proposito, un grosso in bocca al lupo per Cataldi, a Cataldi che credo difficilmente rivedremo in questo campionato, quindi probabilmente lo rigiocherà nella prossima stagione, cioè nella stagione 2023-2024, perché la frattura del perone, poi bene o male, poi il recupero minimo 3-4 mesi, quindi è poi molto difficile che lo si possa vedere. Quindi c'erano anche assenze molto molto pesanti. Diciamo che Zonta in avvio di gara ha fatto molta molta fatica, ma ha fatto fatica anche Scarsella, che insomma sì, ha fatto buone cose a Viterbo da mediano, oggi è entrato con più difficoltà nel match, e quindi c'erano anche assenze di un certo tipo. Poi bisogna anche, come sempre sottolineo, a calcio si gioca in due, quindi anche il Pordenone dall'altra parte ha fatto una buona gara, e quindi ripeto, anche per questo è un pareggio che va apprezzato, perché l'avversario è, come abbiamo sempre detto dalla prima puntata, almeno per quanto mi riguarda, la seconda forza del campionato dopo la rosa biancorossa, è quella che secondo me ha più potenziale per arrivare in cima. Saluto Adriano da Bassano del Grappa, dice: un paio di mesi fa questa partita l'avremmo persa, questo è poco ma sicuro. E poi altro messaggio di Mattia: una squadra che anche quando va sotto reagisce, un bel voto 7 contando anche le assenze, brava la squadra e bravo Modesto. Che voto diamo al mister Corrado oggi e che voto diamo complessivamente alla squadra? Ma il mister insomma era in tribuna, ma ovviamente si è fatto sentire come sì, fa di solito, certo. Poi insomma ci sono collaborazioni col secondo, una sufficienza piena mentre suona il telefono, quindi via a spazio. Voto la squadra al volo. Voto la squadra, 6.5. Abbiamo la prima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao Gioia, sono Cesare, sono qua con Marco e Angelo di Gatti e Gotti Mossano. Ciao ragazzi, benvenuti. Stiamo tornando da Lignano, buon punto, ti dico bene così, andiamo avanti e bisogna sempre muovere la classifica e forza ragazzi, mai mollare. Un abbraccio, buon rientro a casa. Sì. Corrado, ti aspettiamo al nostro club, che Beppi vuole conoscerti. Ciao. Volentieri, volentieri. Prima di Natale te lo mandiamo. Un abbraccio. Ciao. 0445 490 200 per essere con noi ovunque voi siate, ovunque voi vi troviate, perché potete ascoltarci davvero dappertutto in frequenza, in DAB, chiaramente anche dal sito stellafm.it. Abbiamo Paolo da Tiene che dice: pareggio d'oro viste le assenze pesanti, finalmente solidi, cattivi come serve in Serie C.
Sì, sì, assolutamente. Poi ripeto, questa squadra ha fatto lo strappo non subendo gol, perché anche oggi si è visto che poi quando serve la capacità offensiva dell'Ane è veramente devastante. Oggi qualche sbavatura di troppo nei due gol, assolutamente ci sono delle cose che dovevano essere fatte meglio, però se nel calcio, se non ci fossero errori, le partite probabilmente finirebbero tutte 0-0, e quindi diciamo che ci sta. Senza dubbio, ribadisco, anche gli avversari ci hanno messo del loro, e poi ecco la squadra oggi, nonostante tutte le assenze, nonostante tutte le problematiche che ha avuto, un campo veramente molto pesante, e sottolineo comunque quando un campo è pesante per tutte le squadre, quindi non è assolutamente intesa come attenuante, come scusante, ma la squadra ha lottato con le unghie e coi denti. Si poteva magari fare anche di più dopo il 2-2 con il Pordenone in 10, però non è facile, insomma ci sono anche gli avversari, e quindi è andata bene così. Sì, io personalmente credo di essere abbastanza contento, poi magari rivedendo la partita ci sono delle cose che, come dicevo, si potevano e si dovevano fare meglio, ma fa parte del gioco del calcio. Salutiamo Fulvio che ha acceso il semaforo arancione, dice pari, può andare, ciao forza Lane, ciao a te, ciao Fulvio. 0445 490 200 per esserci sulle frequenze di Stella FM. Prossimo messaggio vocale, chi c'è? Ciao Corrado, ciao Gioia, stiamo tornando da Lignano, un freddo cane, però ne valse la pena, curva stupenda, tifo incredibile. L'unica cosa, se proprio posso dirla, che è ora di finirla con Giacomelli, basta, e quando è entrato Stoppa hai cambiato un po' la musica, è ora di metterlo un po' da parte e di far giocare i giovani. 1, 2, 3, forza Lane! Sì, ciao Rita, ciao anche a Silva, buon rientro a casa. Che cosa ne pensi di questo messaggio vocale, Corrado, d'accordo oppure no? Beh, intanto facciamo una grande saluto, mandiamo un grande saluto, un buon viaggio ai 1582 che erano a Lignano a tifare e sostenere Vicenza. È una giornata veramente molto fredda, quindi un'altra grande dimostrazione di attaccamento ai colori biancorossi. Poi per quanto riguarda Giacomelli, abbiamo tante volte questi microfoni, è un giocatore che ha diviso la tifoseria, c'è chi lo farebbe sempre giocare, chi non lo farebbe giocare mai. Secondo me ha fatto un'ora anche tutto sommato senza magari quizzi particolarmente positivi, ma neanche senza particolari errori. Poi è entrato Stoppa, sicuramente ha avuto il grande merito di fare l'assist per Ferrari per il 2-2, però io credo sempre che nel calcio ci sia bisogno di tutti, per cui le scelte le fa Modesto, ma mettere da parte un giocatore non è mai, secondo me, giusto. Per quanto riguarda i giovani invece sono assolutamente d'accordo, ai vari Corradi, Alessio, faccio i complimenti ai vari Lattanzio, a Mion, che hanno giocato anche mercoledì a Viterbo, Parlato, Pellizzari, cioè, questi sono i ragazzi che possono rappresentare il futuro biancorosso, e se c'è la possibilità di dare loro spazio in futuro è sempre bello vederli, perché quando un giovane fa la trafila, cresce nel giovanile e poi arriva in prima squadra, vuol dire che la società ha lavorato bene. Prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao, sono Paolo di Vicenza. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Chiara. Stiamo tornando da Lignano. Si poteva andare chi spiaggia adesso, non si sente più niente, né freddo, né pioggia, niente. Comunque siamo contentissimi di questo punto, dobbiamo essere contenti. E bene, ho visto un Lane ben in forma. E posso dire che primo tempo Vicenza ci ha creduto. E su tutti i palloni, poi il calcio è questo, il Pordenone è lì, non fa niente a caso, però Vicenza non è stato di meno, e quindi sono contentissimo. Poi il secondo gol suo è chiaro, su un tiro da fermo l'asta rientra, nessuno gli è andato intorno e questo ha segnato.
però Vicenza ha reagito 2-2, quindi Vicenza va in positivo, continua a fare risultato, e quindi i risultati sono positivi, sono contento. Per quanto riguarda i discorsi di Giacomelli, lasciamolo stare, perché sto ragazzo, secondo me, gli manca solo il gol e si impegna, e uno che si ha da fare, che gioca a mani mezz'ora e va benissimo. Oggi ti sono da dire bravi ragazzi, perché alla fine, se anche noi oggi avessimo perso anche a Pordenone, comunque sia, siamo venuti a applaudirli, perché Modesto ha fatto un grande Vicenza, modestamente parlando, piano piano e zitto, è riuscito a fare una serie di risultati positivi, e quindi sono contentissimo. Eravamo tutti qua con tanta gioia e quindi siamo felici così. Il risultato ci può dar stretto, ci può dare... sì, insomma, alla fine siamo contenti tutti. Ecco, quindi posso dire bravo a questi ragazzi che ci hanno creduto e non hanno mollato. E niente, qua mi stanno dicendo salutarvi tutti i ragazzi di Schio. Abbraccione. Io saluto tutti i miei amici che mi conoscono e grido forza Lane, e salutatemi anche se non siamo la capolista, perché noi arriveremo alla cima. Ciao a tutti, forza Lane, torniamo a casa da Lignano. Ciao Paolo, ciao ragazzi, ciao, 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 bacione, ciao, ciao, ciao. Vado da Carlo che dice buon punto, però se non recuperiamo qualcuno a centrocampo la vedo dura nel girone di ritorno. Chi dovrebbe recuperare, chi dovrebbe ritornare, Corrado, nella prossima partita? Ma no, beh, diciamo che insomma, intanto tornerà Jimenez che sconterà la giornata di squalifica, poi credo che Ronaldo potrebbe anche essere a disposizione, quindi diciamo che l'emergenza, il picco dell'emergenza, purtroppo dico, perché era una parte molto importante, credo che sia stato oggi. Poi pian piano recupereremo, credo, Ronaldo e Cavion potrebbero già farcela per la partita con il Piacenza. Poi è chiaro che invece, come dicevo prima, per Cataldi la stagione, ahimè, è già finita, e vedremo adesso per Greco l'entità dell'infortunio, anche se credo che, come dicevo, se ne parlerà a gennaio 2023. 0445 490 200 per festeggiare con noi, per commentare questa partita, per essere protagonisti sulle frequenze di Stella FM. Subito, prossima chiamata, chi c'è? Pronto? Sì, ciao, sono Michele da Vicenza. Ciao Michele, benvenuto. Ciao Gioia, ciao Corrado. Ciao. No, io ho ascoltato la partita per radio, per cui ho una, diciamo, ho avuto un'impressione più che averla potuta vedere dal vivo. Comunque mi ricollego a quello che aveva appena detto Corrado sulla situazione degli infortunati, guardando un po' sul lungo periodo, quindi sull'eventuale mercato che potrà fare Vicenza, e chiedo appunto a Corrado secondo lui quali sono i ruoli da rinforzare, e se c'è già magari qualche nome caldo che potrà arrivare a Vicenza. E tutto qua, vi ringrazio sempre per bellissima trasmissione che ci dedicate a noi tifosi, e vi auguro una buona domenica. Grazie a te invece per averci chiamato, Michele, un ciao, abbraccio, buona domenica. Ciao, grazie. Corrado. Ma allora, non ci sono ancora nomi, indiscrezioni, anche perché insomma, come sapete, si giocherà sabato 17, poi si giocherà anche il 23, poi ci sarà una piccola sosta perché poi porterà a giocare all'8, mi sembra, di gennaio. E è chiaro che è un mercato che potrebbe vedere il Vicenza alla ricerca di un difensore, qualora però uno uscisse, perché adesso con il trio di titolari Erardi, Pasini e Sandon, poi ci sono Cappelletti, ci sono Padella, mentre suona il telefono faccio velocissimo, poi ci sono i giovani Corradi, quindi magari uscisse uno ne entrerebbe un altro. Credo che il ruolo che magari Modesto potrebbe chiedere di rinforzare è quello del laterale sinistro, dove gioca Greco, con un altro mancino che possa dare magari un cambio al biancorosso, anche perché, come avete potuto vedere oggi, si è infortunato e speriamo che non ne abbia per tanto tempo. Grazie Corrado, prossima telefonata, pronto, chi c'è in linea? Sì, ciao a tutti, buonasera, sono Moreno, chiamo da Schio. Ciao Moreno, benvenuto. Grazie, intanto vi faccio i complimenti, vi ascolto sempre. Grazie. Figuriamoci, i complimenti soprattutto a Corrado, che insomma è una voce storica biancorossa. Volevo dire la mia sulla partita, semplicemente, e chiedere poi una cosa a Corrado. Visto 20 minuti di un ottimo Vicenza inizialmente, poi mi dispiace perché a mio avviso alla fine la partita si poteva anche vincere,
sarei stato molto momento per il Vicenza in primis, secondo perché mi faceva prendere le schedine, invece me l'ha fatta perdere questo pareggio comunque. E poi volevo chiedere a Corrado se non è reperibile o se c'è da qualche parte, e se, soprattutto se ha fatto lui la radio cronaca della finale di Coppa Italia, perché non riesco a trovarla da nessuna parte. Tutto qua, ciao e buona serata. Grazie, buona serata a te, sempre forza Lane, Corrado. Beh, partiamo dalla fine, sì, la radio cronaca della finale di Coppa Italia, sia diciamo, quella di Napoli e quella di Vicenza sono reperibili, nel mio archivio ci sono entrambe, magari vedo di andare a scovarle e potremmo anche poi registrarle, vediamo, insomma qualcosa si può fare. Poi per quanto riguarda invece l'analisi della partita, senza dubbio sono d'accordo, alla fine si poteva anche cercare di vincere, però penso che nel finale ho visto anche una squadra un po' stanca e con il Pordenone in 10, sai, tutto chiuso all'indietro, non era facile. Merito anche al Pordenone che ha senza dubbio giocato una partita molto tosta, loro vengono da un periodo non particolarmente diciamo positivo e si vedeva che volevano a tutti i costi andare a riscattare. Poi immaginate Di Carlo in settimana, penso che abbia pompato la squadra a mille, perché è ovvio che Mimmo ci teneva tantissimo a fare bella figura in questa gara, e quindi per tutta una serie di motivi senza dubbio il punto è un buon punto. Poi sono d'accordo che ci sono state anche delle fasi di gioco in cui si poteva, si doveva fare meglio, però anche secondo me per le assenze e poi devo dire anche per il merito degli avversari, perché a calcio poi si gioca sempre in due e molte volte riesci a fare anche quello che gli avversari ti concedono di fare, insomma, quindi credo che sia una partita in cui il punto almeno per me vada considerato un buon risultato. Saluto Claudio che dice: ottimo pareggio, sono felice. Pierpaolo, bella reazione della squadra, lo svantaggio avanti così, peccato però per i troppi infortuni, vediamo. Vado da Teresa, dice: dopo Pordenone continua la striscia positiva, abbiamo una panchina di qualità e là davanti due attaccanti super, sempre forza Lane. Ciao Teresa, grazie di questo messaggio. 0445 490 200 per essere con noi, se non l'avete mai fatto chiamateci per esserci. Abbiamo chi? Abbiamo in linea, pronto? Sì, ciao, sono Claudio di Lugo. Ciao, ti sentiamo non benissimo, se ti riesci a fermare, sì, in macchina, certo. Oppure mettere non il viva voce, abbassare il volume, così cerchiamo di capirti meglio, grazie. E allora ci chiamerà chiaramente la prossima volta. Vado a rispondere a Gianluca di Torino, dice: ciao Gioia, ciao Corrado, per me ottimo pareggio dell'Ane su un campo impossibile e anche pericoloso. Auguri a Cataldi, a Obisac e speriamo in bene per Freddi, bravi tutti. Ferrari in doppia cifra, PS con Giacomelli in campo, abbiamo finito in pareggio come con Stoppa, bravi tutti e due, ci vuole un bel coraggio e competenza zero per andare fino a Legnano per dare ancora la colpa a Dzeko. E si è sentito prima, no, questo commento, Corrado? Sì, adesso, no, sapete che non amo molto quando insomma tra tifosi ci si rimpalla, ci si rimbecca un po', ognuno dice la sua. Ripeto, Giacomelli è un giocatore che ha diviso sicuramente in due la tifoseria, c'è chi appunto lo considera un giocatore molto forte, chi un po' meno, ma è giusto che ognuno esprima le proprie idee, le proprie opinioni. Grazie Corrado, prossima telefonata. Pronto? Ciao. Buongiorno Paolo. Sì, sei in diretta, con chi parliamo? Ah, ecco, ciao, mi passi Giancarlo? Non c'è Giancarlo, perdonami. Come? Io sono Giancarlo, solo Corrado, solo Corrado. Questa è Radio Stella FM. Corrado, sì, brava. Giancarlo, Corrado. Vai, siamo in diretta, se avete una domanda veloce, grazie. Sei in diretta, Niente, mi ha fatto un po' di confusione. 0445 490 200 per essere con noi, chiaramente per fare delle domande al nostro Corrado Ferretto. Vado dalla signora Franca, Corrado, che prontamente ha scritto dopo tutto quello che è successo e dice: buona serata, dobbiamo essere contenti del pareggio, certo la vittoria sarebbe stata il massimo, sono contenta che gioca Giacomelli, ma da segnare non ne vuol sapere, prima della fine spero un gol me lo faccia. Probabilmente dedicherà il gol alla signora Franca, no? Sì,
succede lo glielo scrivo io subito. Franca, a Giacomelli mettiamo un messaggio, la maglietta con la signora Franca, no, gli mando sotto un messaggio, gli dico: caro Stefano, devi dedicare il gol alla signora Franca. E poi dice PS, sempre la signora dice: mi fa molto arrabbiare queste telefonate che dicano che ha giocato male e le solite cose. Lo so che la signora Franca, Corrado, ha un po' un debole per questo giocatore. Sì, ripeto quello che ho detto prima, nel senso che è un giocatore che anche oggi ha dato, dal punto di vista dell'impegno, sicuramente il massimo. Poi non ha fatto certamente la sua miglior partita, ma non ha fatto nemmeno cose, diciamo, che abbiano provocato problemi alla squadra, e quindi credo che in un campo, tra l'altro, pesante per lui sicuramente sì, per Giacomelli era un po' un problema, lui che non è un peso massimo, insomma, in questi terreni di gioco fa un po' più fatica, però ha fatto il suo. Poi è entrato Stoppa che, come dicevo prima, ha fatto l'assist per il gol di Ferrari, quindi ha fatto una giocata importante. Però credo che, se Modesto l'ha scelto dal primo minuto, vuol dire che aveva lavorato bene in settimana, che aveva, tra l'altro, secondo me, ha fatto una buona partita in Coppa Italia a Viterbo, quindi il posto se l'è guadagnato. Grazie Corrado, prossima telefonata. Pronto, chi c'è per noi? Eccomi qua, sono Andrea, chiamo dalla Canela Berica. Ciao, ciao Andrea, dici, raccontaci. No, vogliamo fare una domanda a Corrado. Ti sta ascoltando, vai pure. Ti sta ascoltando Andrea? Sei in diretta? Andrea, ci siamo? Corrado, eccomi qua, ciao. Ciao, e allora, cosa ne pensi a prestazioni di oggi? Oh, dicevo prima, sicuramente una partita che contro una squadra di buon livello, un punto che io accolgo con favore, con piacere, perché era importante uscire imbattuti da uno stadio. Tra l'altro, grandi complimenti ai tifosi biancorossi che anche oggi hanno dimostrato una presenza, un attaccamento, un sostegno straordinario, un'altra pagina importante della tifoseria che ha dimostrato di essere, come dico sempre io, non da B ma da Serie A, e quindi ho un punto che insomma fa classifica, fa morale. Recuperare due volte non è mai facile, è chiaro che, insomma, guardando, spaccando il cappello in quattro, si poteva anche poi sul 2-2 con un uomo in più cercare di vincere, ma insomma, come dico sempre io, ci sono anche gli avversari, e battere oggi questo Pordenone non era semplice, anche in considerazione delle tante assenze che c'erano in casa biancorossa. Sentiamo, prossima telefonata. Pronto, chi c'è per noi? Sì, ciao Cristian. Ciao ragazzi, Cintia. Benvenuti. Ciao. Niente, partita ben fatta, e soprattutto il tributo di Carlo emozionante, appunto, e tutto lì, dai, ci speriamo, sia lì, dai, sempre ciao. Felici, ciao Cristian, un abbraccio, buon rientro a casa a voi. Ciao. 0445 490 200 per essere sulle frequenze di Stella FM, commentare questa partita, ovviamente raccontarci le vostre emozioni. Saluto Mike 66, tra poco leggerò il tuo messaggio, anzi lo leggo subito, che dice: quando ritorneranno disponibili Ronaldo e Cavion? Si può sapere qualcosa, Corrado, in merito? Potrebbero farcela già per sabato prossimo, diciamo che sono entrambi sulla via della guarigione, potrebbero farcela già sabato per la partita casalinga contro il Piacenza. Grazie, prossima telefonata, pronto? Ciao, sono Claudio De Lugo, scusa, prima non... Figurati Claudio, è che proprio non ti sentivamo, porta pazienza, grazie. Esatto. Dicevo, ovviamente soddisfatto della prestazione, visto che prima avevamo, se si vuol chiamare, un po' squadrette. Adesso abbiamo dimostrato con questo Pordenone di essere all'altezza. È stata una bella partita, l'ho vista appunto in TV, e spero che, non ricordo quanto siamo arrivati, 7 risultati utili. Con la Coppa sono sì, 8 risultati utili. Ecco, bene, e grazie Modesto di questo e tutto quanto. Tutti quanti i giocatori, tutta la squadra, buona prestazione, un saluto a tutti. Un abbraccio a te, grazie Claudio, buona serata, buona domenica.
0445 490 200. E allora andiamo invece a leggere anche qualche messaggino. Ilaria dice: ragazzi, ma Peo e Robertino che fine hanno fatto? Beh, non lo sappiamo, probabilmente arriveranno entro fine della nostra trasmissione, stanno festeggiando, immagino. Vediamo, una domanda per la gentilissima Gioia: te la senti di fare un pronostico sulla promozione dell'ANE? Mi scrive Carlo. No, al momento non me la sento di fare dei pronostici perché porterebbe sfortuna, mi ha insegnato Corrado questo e io lo tengo come insegnamento, vero Corrado? Non si fanno dei pronostici da adesso fino a fine della stagione. Diciamo che la nostra l'abbiamo detta la prima giornata e non la ripetiamo, no, ma la sapete, la sì, sapete, esatto, che io sono sempre concorde con quello che dice Corrado. Lo sanno tutti, sì sì. Prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao, sono Igor. Ciao Igor, benvenuto. Ciao cara. Ciao. Allora, noi stiamo tornando da Lignano e siamo arrivati a Lignano, che col nostro amico ha fatto il bagnetto perché è un rito. Dopodiché stadio, partita buona, primi 20 minuti buoni nostri, poi peccato, ci siamo seduti e abbiamo preso il gol, l'abbiamo ripresa, siamo ripartiti nel secondo tempo male, l'abbiamo subito subito, e dopodiché Dio vuole che l'abbiamo pareggiata, quindi siamo felici di questo pareggio e speriamo di andare avanti e di portare a casa il suo primo posto, che ce lo meritiamo. Bella Igor, un abbraccio a voi. Ciao cara, buon rientro, ciao, buon festeggiamento. Certo, ciao, grazie, ciao sì. Igor, saluto anche Harry che dice: con tutte le assenze che avevamo, questo pareggio vale come una vittoria, sempre forza l'Ane. Siamo d'accordo, Corrado, vale un po' come una vittoria visto tutti i giocatori fuori. Ma io, sai, dico sempre che il pareggio vale un punto, la vittoria vale tre, e quando si perde non si prende niente. È chiaro, come ho detto prima, faccio velocissimo, che insomma è un Vicenza incerottato, però ha fatto il suo e quindi sono contento. È un punto che vale, è un punto, non è come una vittoria, è un punto, ma è un punto che è importante. Grazie. Prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao, sono Santi che parlo. Ciao, ti sentiamo non benissimo, Sandro. Perché io sto senza voce, sto dando la trasferta. Ok, sei senza voce tu, perfetto. Sto benissimo. Niente, ho chiesto a Corrado un po' cosa pensava della partita. Perché va bene il risultato, e fino a un pareggio è andato bene. Però secondo me, vedendo la partita, potevamo vincere, che abbiamo avuto poche idee, mi sembra, al centrocampo e nel gioco. Diciamo che una vittoria con un po' più di idee, secondo me, ci sarebbe stata. Non chiedo cosa ne pensa Corrado. Certo, grazie, ti rispondiamo subito. Ciao, grazie ancora. Ferretto. Ma senza dubbio, insomma, è chiaro che la coppia di mediani, di centrocampisti centrali, Scarselli e Adonta, è una coppia che non aveva mai giocato insieme prima, e quindi se chiaramente qualche impaccio, qualche anche situazione in cui magari l'intesa non era perfettamente oleata, ci sta. È ovvio che una vittoria sarebbe stata molto importante, però ragazzi, detto molto francamente, non è che si può vincerle tutte, magari fosse così, ci sono anche gli avversari, e come diceva prima il nostro radioascoltatore, faccio velocissimo, finito, il Pordenone è una squadra secondo me la più forte dopo il Vicenza, quindi anche per questo in un scontro diretto con tanta gente è un buon punto. Grazie, prossima telefonata su Stella, chi sì, c'è? Ciao Paolo da Tiene. Ciao Paolo. Volevo chiedere a Ferretto, comunque una buona partita, sono contento perché vedo che la squadra è agguerrita, l'allenatore è riuscito a creare un bel gruppo, e volevo sapere da Ferretto, secondo lui, le altre squadre, perché le vedo abbastanza agguerrite, Parapisalò, Lecco, Prosesto e Pordenone, Vicenza, se le giocheranno quelle cinque squadre lì, cosa ne pensava anche della Parapisalò, perché vedo che c'è 4-0 con Novara, però Novara, diciamo che fuori casa un po' una squadra che non rende come in casa. Cosa ne pensa lui con le antagoniste? Cosa sarà dura comunque andare in Serie B? Comunque ce la giochiamo, volevo sapere cosa ne pensava lui, e forza Vicenza. Sempre forza Lane, ciao Paolo, a te, grazie. Corrado. Ma allora, siamo arrivati alla 18ª giornata e posso ripetere quello che ho detto alla prima: per me Vicenza è la squadra che per organico ha l'organico più forte, poi il Pordenone e poi la Feralpi, che ha secondo me la squadra più
come dire, tosta, più pratica. Ha fatto solo 20 gol, ma ne ha subiti solo 11, che è quindi la difesa, diciamo, più meno perforata. E però a livello di, ecco, davanti, se a gennaio la Feralpi acquistasse un centravanti molto molto forte, allora diventerebbe un avversario molto molto pericoloso. Prossima telefonata su Stella, chi c'è? Pronto? Buonasera, mi chiamo Luca. Ciao Luca. Salve, volevo fare una considerazione e una domanda a Corrado. La considerazione è che sono abbastanza deluso, perché secondo me questo Pordenone è tranquillamente battibile. Solita squadra rognosa, anticalcistica, ma secondo me era battibile anche con tutte le riserve e gli infortuni. E poi sul 2-2, comunque con 20 minuti da giocare, ho avuto l'impressione che non si volesse andare per la giugulare, ma si sia accontentati del punto, e questo mi ha molto deluso. E la domanda per Corrado era: non riesco a trovare il significato di Del Monte quarto di centrocampo. Non è un centrocampista, così perdiamo sia il centrocampista, che ci manca il filtro a centrocampo, e ci manca anche l'attaccante che potrebbe far danni davanti. Non riesco a capire. Mi piace Giacomelli, ma se per far giocare Giacomelli bisogna spostare Del Monte fuori posizione, secondo me non vale la pena. Se Corrado potesse farmi un commento. Grazie a tutti, grazie di tutto, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie a Luca. Corrado. Allora, tatticamente l'idea espressa, che abbiamo riportato più volte, faccio velocissimo perché suona già il telefono, è che anche per quanto mi riguarda il Monte dovrebbe giocare alto, dovrebbe, perché poi, come ovviamente sapete, decide Modesto, e la scelta secondo me di farlo giocare oggi a tutta fascia è dovuta anche al fatto che Vaglietti è out, problema a lussazione della spalla, Ovisa che è out, stiramento del collaterale. Non è che Modesto oggi avesse chissà quale altre soluzioni, quindi secondo me oggi è stata anche una scelta un po' quasi obbligata. Grazie Corrado. Prossima telefonata per noi, chi c'è in linea? Ciao, sono Luigi. Ciao Luigi, benvenuto. Di rientro da Lignano con i ragazzi del Club Divino di Vicenza. Intanto saluto a tutti. Io volevo rimarcare un discorso, volevo far notare un discorso. Una volta il Vicenza non avrebbe avuto la forza e il carattere di recuperare due svantaggi. Questo secondo me è emblematico e dà buoni segnali per il resto del campionato. Questo è quello che mi viene da dire. E poi per l'ennesima volta una dimostrazione di tifo particolare da parte dei biancorossi, perché siamo andati anche questa volta in 1500. Tutto qui. Io vi saluto e vi ascolto per radio. Grazie. Grazie, un abbraccio Luigi, buon rientro. Ciao. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Corrado. Sì, beh, quando recuperi due volte, vai sotto due volte, recuperi due volte, vuol dire che insomma ci credi, che stai bene, che la squadra anche ha convinzione nei propri mezzi, che insomma andando sotto, sai, a volte quando vai prendi un gol, sbraghi, molli. Questa squadra invece dal punto di vista della convinzione, della determinazione, con l'arrivo di Modesto ha fatto sicuramente un grande passo in avanti, e oggi la dimostrazione di aver recuperato due volte è importante, anche perché insomma il gol del 2-1 è nato da una punizione di Burai. Si sapeva che da lì non bisognava fare fallo, perché lui è uno specialista, purtroppo ha fatto fallo Scarsella, però prima quella palla è stata persa, gestita e persa quattro volte, quindi lì penso che Modesto sarà molto arrabbiato. Però ecco, come sottolineava Luigi, recuperare due volte è stato un bel segnale. Su Stella, pronto, chi c'è su Terzo Tempo Biancorosso? Buonasera, Mario da Vicenza. Ciao Mario, benvenuto. Grazie. Allora, non riesco a capire se il bicchiere oggi è mezzo pieno o mezzo vuoto. Cioè mezzo pieno, perché secondo me ci è andata bene, perché oddio, non ci sarà mai la controprova, ma penso che in 11 contro 11 difficilmente l'avremmo recuperata, senza controprova, per carità, che non si poteva mai avere. Quello che mi lascia un po' e mi ha tolto adesso le parole di bocca, cioè la quantità industriale, veramente sono rimasto scioccato sportivamente, e per carità, stiamo sempre parlando di calcio, della quantità industriale di passaggi sbagliati, di aperture che ci potevano essere, di sviluppo di gioco che non riusciamo mai a fare. E come diceva giustamente, il secondo gol, la punizione è nata da 3-4 passaggi da uomo libero a un metro di distanza,
sbagliati, veramente, per carità, succede, siamo in Serie C, però ecco, e questo è il bicchiere mezzo vuoto secondo me, perché bisogna veramente stare attenti, perché queste altre squadrette che nessuno si aspettava a parte la Ferrari non mollano, e sai, cioè, giocheremo punto a punto fino alla fine del campionato, purtroppo, a meno che, e qua mi ripeto, non riusciamo a ritrovare un gioco anche di squadra che ci permetta, perché un gol su azione Vicenza non lo ricordo da chissà quante partite, tiri da fuori, mischi da calcio d'angolo, da punizione, ma gol su azione che nasce, che si sviluppa e che si è portata alla fine, non mi ricordo da quante partite, non ne vedo una. A risentirci, buona serata a tutti quanti. Grazie, alla prossima, grazie a te. Bicchiere mezzo pieno, Corrado, bicchiere mezzo vuoto? No, bicchiere mezzo pieno per quanto mi riguarda, assolutamente. Poi le considerazioni che fa Mario sono condivisibili. Poi Mario magari usa un po' di, come dire, è molto severo, però ci sta. Io, come dico sempre, è bello perché qui ci sono opinioni di vario tipi. È chiaro che da questo punto di vista ci sono anche, oltre che qualità tecniche, faccio velocissimo perché suona ovviamente già il telefono, ci sono anche delle attenzioni, perché Mario, io sono arrabbiato nella punizione del 2-1, non solo per gli errori tecnici come hai detto tu, ma perché quegli errori lì, passaggi da un metro, non si può più parlare di solo tecnica, perché insomma credo che insomma anche noi che abbiamo giocato, io perlomeno insomma nei dilettanti, in un passaggio del genere, se lo sbagliavo il mio allenatore mi faceva un, avete capito, mazzo cosa? Tanto. Esatto, perché è una questione di attenzione, di concentrazione, e lì appena iniziato il secondo tempo probabilmente la squadra aveva ancora un po' la testa negli spogliatoi, quindi è vero quello che tu dici di tecnica, ma è fondamentale anche l'attenzione, e lì probabilmente la squadra in qualche elemento era ancora negli spogliatoi, perché poi sono quelle cose che paghi. Fortunatamente poi Ferrari l'ha rimessa in piedi, però bisognava evitare. Poi è chiaro che partite perfette, e quando sei in Serie C è anche difficile vederle. Grazie Corrado, prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Paolo di Valencia. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie. Un bel pareggio, dai, fuori casa contro una diretta concorrente, anche se abbiamo fatto, secondo le cronache che ho sentito, una marea di passaggi industriali, ma fatto fatica abbastanza a andare avanti. Comunque va bene così, sempre un buon pareggio in casa di una squadra che ci darà da torcere fino alla fine. Faccio complimenti all'Arzignano che ha vinto contro una squadra che odio a morte, scusate il termine, anche se è la squadra B, e complimenti alla Virtus Verona che ci ha fermato Renate. Tante cose positive oggi, dai, io sono contento, andiamo avanti, continuiamo così, non perdiamo già da molto tempo, l'importante era fare punti, e questa è la mia disamina. Io vi ringrazio, ho la febbre a 39,5, ho fatto in tempo a chiamarvi e vi auguro una buona serata. Rimettiti, ciao, presto, ciao Paolo, un abbraccio, ciao, grazie a te, ciao. 0445 490 200, segnatevi questo numero per essere sulle frequenze di Stella FM, tra i protagonisti, tra i tifosi, tra quelli che commentano e fanno delle domande al nostro Corrado Ferretto. Vado da Lele che dice: volevo un parere su Corrado per Ferrari, da quando c'è Modesto è il migliore in campo a prescindere dal gol. Allora, suona già il telefono. Rispondi pure. L'avevo visto in crescita già due partite fa. Avevo pronosticato il suo gol oggi e l'ha fatto. Adesso è tornato anche, secondo me, atleticamente a stare meglio. E oggi in un campo molto pesante, a lui adatto, ha fatto la differenza. Bene sul primo gol, dove è stato importantissimo per favorire l'inserimento di Rolfini. E poi sul secondo gol da grande bomber d'area qual è, quindi è un giocatore fondamentale per questa squadra. Grazie Corrado, prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Ciao Michele. Ciao Michele, benvenuto, ciao. Ascolta, stiamo tornando dalla partita
non ho sentito nessun commento perché abbiamo preso adesso la linea che non si prendeva. Un po' di gente che stava telefonando. Ascolta una cosa, secondo Corrado Giacomelli, secondo me non era da mettere dentro subito con un campo così. Cosa ne dici lui? Dopo se mi dici qualcosa sull'arbitraggio, e secondo me non era all'altezza. Ti commentiamo subito, Michele, un abbraccio, buon rientro. Ciao, ciao, ciao a te, Corrado. Diciamo che il campo non favorisce certamente le caratteristiche di Giacomelli, ma non favorisce neanche le caratteristiche di Stoppa, di Dal Monte. Ma ripeto, è un campo pesante, molto pesante, che era molto pesante per entrambe le squadre. Giacomelli per me ha fatto una partita sufficiente, senza infamia, senza lode, e ripeto, se Modesto l'ha messo dentro al primo minuto, vuol dire che l'aveva visto bene in settimana e aveva visto anche bene la sua prestazione di Viterbo in Coppa. L'arbitraggio non ha influito, ha fatto qualche errore a metà campo, ma nelle azioni determinanti non ha commesso errori gravi. Grazie. Prossima telefonata su Stella FM, pronto? Pronto, ciao Gioia, parla Enzo di Vicenza. Ciao, ciao Enzo. Ciao. Vorrei fare una considerazione sul discorso di Del Monte. Prego. Che è sempre più sprecato a fare il quarto di centrocampo, come tanti tifosi dicono, e hanno ragione. Non è vero che non abbiamo soluzioni in maniera diversa, perché ho capito che oggi avevamo un sacco di infortunati, ma poteva benissimo giocare a sinistra Sandon con Dedic al posto di Sandon terzo di difesa, che era anche un ruolo più appropriato, e mettere Zonta quarto di destra. Zonta, ricordiamoci bene tutti quanti, anche se so che Corrado Saretto non è d'accordo con me, Zonta ai tempi di Vicaro, quindi un paio di anni fa, no? 10 anni fa, ha sempre fatto tutta la fascia destra, addirittura faceva anche il trattino destro, non solo era destra o centrocampista di destra, tutta la fascia destra faceva destra. Quindi oggi, ad esempio, se si voleva valorizzare Dal Monte, che è fondamentale per gli gol, per gli assist e per Ferrari, bastava mettere Zonta quarto di destra, Scarsella. Scusa Enzo se ti fermo, ma mediano al posto di Zonta chi mettevi? Mion? No, perché Enzo, ci bisogna anche fare i conti che oggi, a parte che su Zonta, come sai, io non sono d'accordo, ma vale sempre la legge dell'opinione. Tu sai che tra l'altro hai massima stima perché hai anche espresso dei concetti tattici molto importanti. No, ti interrompo perché se tu metti Zonta esterno di destra, premesso che per me non lo può fare quel ruolo, ma ci sta, poi tu devi mettere Greco insieme a Scarsella, perché non hai più mediani, allora si apre il buco di qua a sinistra. No, Greco e Scarsella mediani, a sinistra Sandon, e metti Bellic al posto di Sandon in difesa. Io il trio difensivo che stava andando così bene mai l'avrei toccato come ha fatto Modesto. Ma guarda che Bellic gioca benissimo centrale. Sono d'accordo, però vedi che in caso di emergenza certo Enzo hai ragione, però su Dal Monte siamo assolutamente d'accordo, io e te la pensiamo allo stesso modo, sia chiaro questo. Io se potessi Dal Monte lo facciamo giocare alto, perché più sta vicino alla porta avversaria più danni crea alle difese avversarie. Oggi ti devo dirti che ahimè credo che Modesto non avesse molte chance, anche perché non vorrei che per spostare un uomo davanti avremmo dovuto cambiare un po' quasi tutto lo schieramento. Poi se tu Dal Monte mi dici che deve giocare alto, beh, sai che con me non si discute neanche, perché certo, ti do perfettamente ragione. Va bene, grazie, buona serata. Abbraccio, grazie, ciao a te, grazie a Enzo. 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM, terzo tempo biancorosso con Gioia e con Corrado. Live, vado da Renato, dice: oltre al problema passaggi facili sbagliati, attenzione anche che potevamo prendere dei gol. Tiriamo poco in porta, troppo poco, con un uomo in più abbiamo fatto solo un tiro in porta, a dirla tutta. Abbiamo buoni tiratori da fuori, andrebbero sfruttati meglio, soprattutto in queste occasioni. Tu che cosa ne dici del messaggio di Renato? Sì, sono considerazioni giuste, poi ripeto, non è sempre domenica, anche perché gol da fuori questa squadra ne ha fatti, soprattutto con Dal Monte, parecchi. E poi ci sono anche gli avversari che secondo me oggi il Pordenone ha fatto una buonissima partita. Poi quello che dice Renato sicuramente ha una base di verità.
Grazie, prossima telefonata. Pronto, chi c'è per noi? Sì, salve, siamo i tifosi, stiamo tornando da Lignano. Ciao, come vi chiamate? Ciao ragazzi. Ciao, ciao, siamo Andrea, Michele, Carlo, Mattia, siamo diversi ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccoci, dai. Niente, sentiamo tanti commenti, tanta gente, sembra professionista da casa, che vuole commentare. Noi ci teniamo a dire che bisogna soprattutto viverla dal campo, la gara. Non è facile, tutti gli allenatori affermati, ma bisogna anche viverla, insomma, non è, si può sempre essere così, insomma. Cosa dite anche voi? Diciamo che noi, come dice sempre Corrado, rispettiamo i pareri di tutti, qui si chiama e ognuno dice quello che pensa, Corrado, corretto? No, ma è bello anche confrontarsi, poi è chiaro che dal vivo si vede una partita con tutto il campo, si vede meglio e come ho detto io, onore e tanto di cappello ai 1582 che sono andati a Lignano in una giornata fredda. Sì, esatto, tutti i complimenti a tutti quanti i tifosi. Dici, ti abbiamo perso. Bisogna fare i complimenti a tutti quanti i tifosi, sì, che sono presenti oggi al Teghino, e dire un attimo a quelli che rimangono a casa che bisognerebbe vedere la partita dal vivo, diciamo, no? Perché il campo era pesante, la gente, i giocatori oggi hanno dato tutto, avevamo tanti infortunati, la squadra ha dato l'anima. 2 mesi fa questa partita l'avremmo persa 5-0, oggi ci abbiamo dato dentro, bisogna dire anche le cose come stanno. È facile sempre sparare a zero, ma il bicchiere oggi è stramezzo pieno, era importante portare a casa questo pareggio. E se eravamo senza mezza squadra oggi, cioè così. Un po' più di positività, quindi. Esattamente, esattamente, sempre un po' di positività. Grazie ragazzi, buon rientro a casa. Arrivederci. Abbraccio, sempre forza Lane, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Diamo spazio al prossimo messaggio, quello di Giovanni, che ci raggiunge da Torri di Quartesolo. Sembra tutto ok, ma ricordiamoci che la difesa migliore del campionato di solito arriva prima. Adesso che l'attacco del Salò sta esplodendo, si aprirà la grande fuga. E se non si pensa di vincerle tutte, ti capita il playoff. Diciamo che l'attacco del Salò, tanto per mettere i numeri, perché poi insomma, bisogna anche dire i numeri, non, sulle opinioni io sono molto diciamo aperto, perché rispetto sui numeri no sui numeri l'attacco esplosivo del Salò ha fatto 20 gol, ben 13 di meno del Vicenza, quindi insomma, ecco, se poi mi si parla della difesa, è un'ottima difesa con 11 gol subiti, 7 di meno del Vicenza, ma l'attacco esplosivo, io dico attenzione al Salò, se prende un attaccante molto forte, ma deve prendere uno proprio forte forte a gennaio, altrimenti davanti i numeri parlano chiaro, ma questo l'avevamo detto la prima giornata perché era proprio evidente nella rosa, ecco, l'attacco esplosivo magari anche no. Grazie Corrado, siamo con il prossimo messaggio vocale, sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, sempre presente Andrea dal Brasile, che non ce la fa stare senza di voi. Due concetti per uscire un po' dal coro della partita sono Balzaretti, riabilitiamo questo ragazzo anche se avrà fatto degli errori tirandosi un poco con la curva e con la tifoseria, però tutto sommato gli va dato atto di aver creato una buona squadra e i risultati si stanno vedendo, e soprattutto pur con l'ausilio di Vallone e sicuramente Sagramola, di aver scelto Modesto, che alla fine, nonostante abbia fatto fatica ad andare via Baldini in quanto mezzo suo amico, alla fine l'ha scelto lui e ha fatto centro. E poi un'altra situazione che mi sta piacendo molto è finalmente che la squadra non va più sotto la curva a 1-5 metri dai tifosi a prendersi super applausi o super umiliazioni. Adesso centro del campo, si saluta tutto il pubblico, che si vinca o che si perda, come era negli anni 80, ricordo il Vicenza di Bruno Giorgi faceva così. Ok, un forte abbraccio, forza Lane sempre, gran punto.
Abbraccio, salutiamo anche Andrea dal Brasile. Vuoi commentare velocemente questo messaggio, Corrado? Beh, intanto lo salutiamo perché i tifosi da lontanissimo, perché lui non è neanche da lontano, lui è un tifoso da lontanissimo, so che ha un grande cuore biancorosso, lo salutiamo con grande affetto. Suona già il telefono e quindi lasciamo spazio alla prossima telefonata. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto, sono Antonio da Faro Vicentino. Ciao Antonio, sei in diretta, benvenuto. Ciao, intanto voglio salutare anche Corrado, voglio fare una domanda non della partita, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo punto, anche se con tutti gli infortunati eccetera eccetera, va bene. Voglio chiedere, parliamo di mercato, secondo me, ritorno sempre al solito discorso, per me manca un sostituto di Ferrari. Cosa ne pensa Corrado? Ecco, un saluto e forza Lane. E sempre forza Lane, ti rispondiamo subito, un abbraccio, buon ascolto. Grazie. Corrado. Allora, per caratteristiche fisiche in rosa c'è il giovane Busato, che è stato presentato bene sia da Balzaretti in fase di inizio stagione e anche da Modesto quando è arrivato. Se si vuole un profilo con le stesse caratteristiche più esperto, beh, chiaramente manca. Se però si vuole dare spazio ai giovani, così come si è detto, anche Alessio secondo me può essere un'arma oltre a Busato, e questi giovani bisogna farli giocare. Oggi Alessio è entrato a 3 minuti alla fine, è entrato con il piglio giusto, però è chiaro che con 3 minuti di recupero, 3 minuti di al 90esimo e 5 di recupero sono 8, non è che puoi fare chissà che cosa. E questa è una decisione che comunque dovrà prendere lo staff tecnico, perché è chiaro che se si vuole un Ferrari di riserva con quelle caratteristiche, a parte che non è nemmeno facile trovarlo, perché insomma sono attaccanti di un certo tipo e di un certo valore, che non, sai, uno venire a Vicenza a fare la riserva dichiarata non credo che sia proprio così contento, però come osservazione è un'osservazione corretta assolutamente, perché se non si crede in Busato e in Alessio, un'alternativa a Ferrari bisogna prenderla. Grazie Corrado, ci fermiamo 30 secondi, andiamo in conferenza stampa, sentiamo un paio di interviste insieme. Interrompiamo i programmi per darvi una notizia importante. Kia Automobili, con i modelli 2023, ha aggiunto le motorizzazioni GPL alle novità diesel hybrid e full hybrid appena presentate. Con il GPL viaggiare costa la metà e hai 7 anni di garanzia. Becast Automobili, la concessionaria ufficiale Kia di Vicenza e Verona Est. Kia. Movement that inspires. Ed eccoci rientrati, 17:37 minuti sulle frequenze di Stella FM, subito in conferenza stampa. Andiamo ad ascoltare le parole del mister in seconda Malfatti sulla partita di oggi. No, direi che è stata una partita, come giustamente detto lei, tra due squadre molto forti. Pordenone è una squadra con giocatori importanti, di struttura, di corsa, quindi direi che i ragazzi come sempre sono stati eccezionali. E comunque non è facile venire qua e andare 2 volte in svantaggio e rimontare. Sicuramente quando siamo rimasti con un uomo in più speravamo comunque di poter magari segnare anche il gol del 3-2, però alla fine direi che il Pordenone ha tenuto bene il campo, hanno lottato, sono stati compatti e quindi ci hanno creato delle difficoltà nello sviluppo del gioco, anche se come manovra nel momento in cui siamo rimasti in superiorità numerica i ragazzi hanno continuato a giocare con coraggio e determinazione e sono sempre stati tosti, e quindi siamo soddisfatti. Dopo mister Malfatti passiamo anche a mister Di Carlo, quindi siamo dal Pordenone, sentiamo. Intanto l'inizio partita è stato a favore di Vicenza e dovevamo essere noi ad alzare i ritmi subito, invece è stato bravo di Vicenza a essere subito in pressione, ci facevano giocare poco, noi non aprivamo gioco e quindi non riuscivamo a sviluppare il nostro gioco, e poi un po' alla volta con qualche correttivo di aprire i centrocampisti siamo riusciti un po' a fare le nostre azioni. Pordenone è venuto fuori con la qualità che ha, chiaramente contro una squadra forte come il Vicenza, perché giocavamo contro il Vicenza che è una squadra forte, e abbiamo dimostrato quello che il Pordenone ha, che ha garra, gioco, velocità in alcuni momenti.
questo era Mister Di Carlo. 0445 490 200. Torniamo invece ai nostri tifosi. Pronto, chi c'è in linea? Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Patrizio di Tiene. Ciao Patrizio. Sto tornando da Lignano insieme con Luisa e Federico. Volevo solamente fare i complimenti a tutti i giocatori, perché i nostri giocatori non mollano mai, e fare i complimenti al nostro mister, che non si lamenta mai degli assenti, ma che ha messo tutta la rosa a essere competitiva al massimo. Bravissimi i nostri 1505 tifosi presenti biancorossi. In particolare vorrei salutare e ricordare, complimentarmi, magari sicuramente se è possibile fare un cenno anche a Carlo Florio Carletto, il leader della Curva Sud, che oggi ha raggiunto le 500 trasferte ed è sempre presente, sacrifici come tutti loro. Un saluto a tutti voi, grandi tifosi dell'ANE, e aspetto magari un commento sul grandissimo Carletto da parte di Corrado, che conosce benissimo. Certo. Ciao Gioia, ciao Patrizio, Corrado, ciao, grazie, ciao. Commentiamo invece le 500 presenze di Carletto, e un commento, Corrado, lo voglio anche però sui due mister. Beh, partendo da Carletto, ovviamente, come diceva Patrizio, che di trasferte ne ha ancora di più, quindi parliamo di due grandi tifosi. Carletto è diventato un tifoso, un leader della curva che conoscono tutti. Tra l'altro lui ha origini siciliane, catanesi, ma si è calato perfettamente a Vicenza e quasi ha imparato anche il dialetto veneto. Suona il telefono, poi parliamo anche dei mister. Grande Carletto, grande, grandissimo. Abbraccio quindi a Carletto. Carletto, prossima che telefonata. È 1,92. Volevo dire. Un Carletto un po' grande. Pronto, chi c'è in linea? Sì, ciao, sono Stefano da Isola Vicentina. Ciao Stefano, sei in diretta con noi. Sì, un saluto a te, Gioia, Corrado, grazie per la vostra trasmissione che ci fa sentire ancora più tifosi di Vicenza, se ce ne fosse bisogno. Tanti infortunati. Beh, intanto sono contentissimo della partita di oggi, un ottimo pareggio, direi che continua la serie positiva ottenuto con il Pordenone, che è una squadra comunque di livello, e dobbiamo ricordarci da dove venivamo non più di un mese fa. Tanti infortunati, una domanda che voglio fare a Corrado: ci sarà bisogno di intervenire secondo te sul mercato a gennaio? Grazie. Grazie, un abbraccio, buon ascolto con noi, grazie. Corrado. Ma diciamo che l'unico infortunato che purtroppo non recupereremo più, mi sa, per questo campionato è Cataldi, e a centrocampo diciamo che la disponibilità è abbastanza numerosa. Io credo che più che per gli infortunati la dirigenza farà un'osservazione sulle qualità tecniche dei giocatori, andando magari a valutare bene le corsie esterne, dove il gioco di Modesto ha uno sfogo, uno sviluppo importante, anche perché, come dicevamo prima con Enzo, bisogna capire se si riesce ad alzare dal monte. Poi magari Modesto la pensa in maniera diversa da me e Enzo, non lo so, ma io personalmente, così come tanti tifosi biancorossi, vedrai bene dal monte sempre in posizione alzata, avanzata, e quindi magari a destra ci sono Vaglietti e Ovisak, anche se anche Ovisak è nato come esterno offensivo alto, quindi si deve adattare, deve imparare a giocare in fase di copertura. Ma a sinistra, con Sandon centrale, diciamo difensivo, terzo di sinistra, abbiamo solo Greco. Beggi ci si adatta, ma anche lui è un attaccante, quindi in fase di copertura deve imparare. Io credo che magari le valutazioni verranno fatte lì davanti. Potrebbe essere un'idea anche l'alternativa a Ferrari, se appunto i giovani vengono considerati ancora non pronti. Però nel complesso devo dire che finalmente, come ho detto nella prima giornata di questo campionato, questa è una rosa che è giovane, che è di prospettiva, e quindi non c'è la necessità di stravolgere il gruppo a gennaio, così come è successo per esempio lo scorso anno, poi cambiando tutto. Purtroppo abbiamo visto che non è cambiato niente, ahimè è arrivata una amarissima retrocessione. Quindi uno o due ritocchi, però che siano giocatori bravi, perché questo gruppo è di buon livello e per rinforzarlo bisogna prendere giocatori bravi.
Quindi abbiamo già risposto anche a Sandro che ti chiedeva che chi metteresti come rinforzi nella rosa al mercato di gennaio. Ti abbiamo già risposto. Ciao Sandro, a te. Saluti dalla Germania, buon pareggio considerando tutte le assenze, ci rifaremo in casa. Saluti al vostro piccolo tifoso tedesco vicentino Leonardo che ci ascolta con affetto. Ciao Leonardo, un abbraccio e un bacio. Saluti da Davide che dice sempre Forza Vicenza, vi ascolto da Genova, quindi un tifoso in trasferta. Ciao a te. Andrea da Hong Kong, punto importante, prossime due partite fondamentali, guai abbassare l'attenzione con Piacenza e poi chiudere bene l'anno con una partita gagliarda, Sesto San Giovanni. Sempre Forza Lan, ciao mitici. Ciao a te, ciao Andrea. Ma sai, le prossime due partite bisogna cercare di fare 6 punti e quella in casa con il Piacenza c'è tutto da perdere, perché può sembrare una partita già segnata, già vinta, perché il Piacenza è una squadra che insieme a Triestina è all'ultimo posto, ha una difesa abbastanza colabrodo, ha un attacco molto asfittico e quindi potrebbe sembrare la partita in cui non si fa fatica a vincere, ma nel calcio invece tutte le gare sono difficili, tutte le gare nascondono, diciamo, delle insidie, quindi bisogna affrontarla con la massima concentrazione e massima determinazione. E poi si inizia il girone di ritorno, si va a Sesto il 23 dicembre. E chiaro, ricordatevi che all'andata la Pro Sesto al Menti ha perso 6-1, avrà grande voglia di riscatto, e adesso in questo momento è prima in classifica insieme alla Feralpi, quindi sarà una partita molto diversa, completamente diversa da quella dell'andata, però insomma diciamo che le due strutture tecniche, i valori sono nettamente a favore del Vicenza, che credo giocando una buona gara possa vincere anche a Sesto San Giovanni. Andiamo a salutare anche Giovanni che dice: qual è secondo Corrado il miglior acquisto fatto dalla gestione rosso? Il miglior giocatore? Bah, oddio, adesso così su due piedi quest'anno ti direi Ferrari, perché è un giocatore che tra l'altro io conoscevo, che mi piace molto, che in C può fare bene anche in B, magari con un supporto particolare. Sì, se dovessi proprio fare un nome farei il nome di Ferrari. Andiamo a salutare anche Ugo che ci raggiunge, Corrado da Reggio Emilia, e ha su WhatsApp una foto molto divertente, un gatto con la sciarpa della Nerossi, quindi non so se è un gatto, gli ha messo la sciarpa della Nerossi, però è molto divertente questa immagine. Ciao Ugo, torniamo seri perché ci scrive: ciao, intanto complimenti per la trasmissione e per questo ti ringraziamo, è un piacere stare ad ascoltarvi oggi, ottima prestazione tenendo conto del tour de force delle ultime settimane e della situazione delle assenze. Pubblico meraviglioso, Ugo, che sicuramente è andato a vedere la partita. E Corrado, c'era un pubblico meraviglioso perché sembrava di essere al Menti. Sì, come abbiamo detto, sai, in una giornata che è veramente da lupi, riempire di fatto tutti i settori che il Pordenone ti ha concesso, perché 1582 erano i posti che il Pordenone ha concesso in uno stadio che tiene poco meno di 5.000 spettatori, quindi a livello di presenza, di tifo, sembrava quasi di giocare in casa. La squadra ha risposto bene, lottando e portando a casa un buon pareggio, ed è insomma un premio anche per i tifosi che sono andati a Pordenone e che sono stati ancora una volta importanti nel sostegno, nel tifo, nell'essere vicino a questi colori. 12° uomo in campo, sempre come sempre i tifosi che fanno parte della nostra trasmissione. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto, chi c'è? Pronto? L'abbiamo perso. 0445 490 200, se non l'avete ancora fatto chiamateci per essere sulle frequenze di Stella FM. Vado da Nicola e dice: chiedo a Corrado, ma giocare con Cappelletti, Pasini, Bellic in difesa e alzare come quarti Sandone e Gherardi sarebbe un'eresia, dice Nicola? Allora, non sarebbe un'eresia, calcola che i giocatori di fascia Modesto li vuole molto offensivi, non a caso fa giocare Dal Monte da una parte, fa giocare Begic e Ovisak a volte, e quindi giocatori che sono attaccanti esterni. E schierare Sandon e schierare Gherardi vuol dire schierare dei difensori, e quindi cambierebbe anche la spinta, cambierebbe l'approccio di squadra,
e credo di poter dire senza tema di essere smentita che non rientra nell'idea di calcio di Modesto. Siamo da Max Sovizzo, dice: mai contenti i tifosi con le assenze che avevamo, va assolutamente bene così. Ciao Max. Maurizio: ciao Corrado, ciao Gioia, cogliamo questo pareggio con positività. L'assenza di giocatori importanti a centrocampo si è fatta sentire. Zonta non mi è piaciuto, ha perso dei palloni importanti, con Ronaldo e Caviola avremo portato a casa, pazienza, verranno tempi migliori. Come commentiamo, Maurizio? Commentiamo come sempre che con i se e con i ma i punti non si fanno. Poi è chiaro che Cavion e Ronaldo sono due giocatori molto forti per la categoria, tecnicamente indiscutibile Ronaldo. Cavion magari non è ancora riuscito a esprimere il potenziale che ha fatto vedere lo scorso anno in Serie B, ma sicuramente vedrete che nel giorno di ritorno saprà essere un giocatore molto importante, anche perché ci tiene molto alla causa biancorossa. Oggi non c'erano, chi ha giocato al loro posto, sia Zonta che Scarsella, con le loro caratteristiche ha fatto una partita sicuramente buona. Sono d'accordo che Zonta ha commesso qualche errore troppo, soprattutto nella prima parte di gioco, poi è andato meglio nel finale, ma nella prima parte di gioco ha commesso qualche errore di troppo, questo è vero, però credo che anche lui insomma abbia fatto alla fine una buona partita. Tra poco torneremo in conferenza stampa, ascolteremo le parole anche di Ferrari e Giacomelli. Prima spazio, la prossima telefonata. Pronto, chi c'è per noi? Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta, come ti chiami? Sì, ciao Alessandro da Tiene. Ciao, ciao Alessandro, benvenuto con noi. Ciao, volevo sapere, intanto un saluto a te e saluto a Corrado. Volevo salutare Patrizio che è intervenuto prima e non sono riuscito a salutare l'uscita dello stadio. Complimento a Carletto per le sue prime 500 trasferte, ma volevo chiedere a Corrado, secondo lui Modesto ha già dato tutto per questa squadra, nel senso l'ha impostato come lui vorrebbe, oppure secondo te a causa dei continui infortuni e delle troppo ravvicinate partite può dare ancora molto di più? Un saluto a tutti voi. Un saluto, un abbraccio a te, buon rientro a casa, Corrado. Ha dato il 100%, no, oppure non l'ho ancora dato, lo sta dando piano piano? No, secondo quello che posso aver visto io, insomma questa è l'ottava partita da quando è arrivato, perché sono 6 di campionato e 2 di coppa, e quindi diciamo che adesso lui conosce sicuramente bene tutti i giocatori, però io sono convinto che questa squadra possa crescere ancora molto, soprattutto anche perché di fatto Modesto non ha mai avuto a disposizione tutta la rosa, per cui anche lui probabilmente la squadra che proprio aveva in mente, che non ci dirà mai, ma in mente ogni allenatore ha in mente un 11 che gli piacerebbe far giocare sempre, anche se poi è chiaro che tutti i giocatori vengono ritenuti importanti, come è giusto che sia, perché soprattutto con i 5 cambi anche le istituzioni sono molto sono determinanti nelle partite. Ma io credo che questa qua possa crescere ancora molto, possa crescere anche dal punto di vista della manovra, perché magari quando giochi con Ronaldo e Cavion anche a livello tecnico magari qualche errore di troppo lo vedi, perché hanno una qualità superiore. Però ecco, è una squadra che secondo me non l'abbiamo ancora vista al massimo, per cui anche per questo sono molto fiducioso per il futuro. 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM, il numero magico per essere con noi. Saluto chi ci raggiunge, d'Arzignano Cesare, dice: oggi sono andato a vedere la partita, ottimo risultato, peccato però perché non abbiamo vinto. Poi Robertino l'abbiamo chiamato ed è arrivato dal teatro alla Fenice, sempre il grido forza Lane, da Robertino all'urlo con Piacenza in diretta, vi voglio bene, lui che è proprio all'interno del teatro alla Fenice, Corrado, con tanto di striscione, quindi non l'hanno fermato, gli hanno lasciato fare delle foto, ha portato bene, dai, diciamolo. Ma Robertino è un altro personaggio mitico tra i tifosi biancorossi, quindi lo aspettiamo con il Piacenza, con il suo mitico urlo.
poi vediamo un altro messaggio. Ricordatevi sempre di firmare, ragazzi, i vostri messaggini, così vi salutiamo anche live. Mariano dice: dopo aver sentito il bel coro per Baldini e Balzaretti, oggi mi vergogno di aver sentito grande Mimmo. Siamo in C per colpa sua, Mimmo è stato messo in poltrona. Tra poco ti chiederò un commento su questo messaggio. Vado a leggere anche l'altro che arriva da Tesca. Dice: ciao, siamo Tesca, Pierma e Martina, stiamo tornando da Legnano. Con questo meteo e questa classifica, meglio pareggiare che perdere. Un saluto e sempre onore a seguire questi colori, sempre forza Lane. Bravi ragazzi, bravissimi, perché avete fatto la fatica doppia con questo tempaccio a stare in giro, col freddo, con l'acqua, con la pioggia, con tutto quello che c'è. Davvero vale doppio la vostra presenza. Torno invece sul messaggio precedente, Corrado, e chiaramente voglio un commento da te. Ma allora, per quanto riguarda l'ultimo, quello che parla del pareggio, io ricordo il grandissimo, immenso Vujadin Vosko, che diceva che è vero che vincere è meglio che pareggiare, ma anche è vero che pareggiare è meglio di perdere. Questo lo diceva un grandissimo del calcio mondiale. Torniamo anche sulla per questione riguarda di Mimmo, no? Di Carlo, insomma, credo che lo scorso anno, da dire che la colpa della cessione del Vicenza di Carlo, non sono d'accordo, nel senso che sicuramente lui ha fatto una parte che non è stata all'altezza della situazione, poi ha pagato, ma è stato esonerato alla quinta giornata del girone di andata, per cui poi c'era tutto il tempo per recuperare. Se non c'è stato verso di recuperare, vuol dire che lui ha fatto degli errori, ma poi ci sono state tante altre persone in vari ruoli che ne hanno commessi altrettanti e anche di più gravi. E cosa ne pensi invece delle parole che abbiamo sentito in conferenza stampa prima dal secondo mister, il nostro secondo mister, e da Di Carlo? Ma due analisi della gara corrette. Mi è parso di capire tra le righe che entrambi alla fine erano contenti di questo pareggio. È vero che, come diceva Di Carlo, Vicenza ha iniziato meglio, poi è uscito un po' il Pordenone che ha trovato il gol, poi c'è stato l'1-1 nei minuti finali del primo tempo. È una gara che è andata un po' a fasi, come diceva anche il tecnico biancorosso, e alla fine, se proprio vogliamo, l'unico piccolo rammarico che c'è da parte di casa, in casa Lane, è che dopo il 2-2 c'era anche il tempo per provare a vincere, ma forse non c'era più neanche energie. E indubbiamente la difesa del Pordenone nell'ultimo quarto d'ora ha avuto la meglio sugli attacchi biancorossi. Alla fine, dai, è un pareggio che io ritengo giusto e che ritengo che sia un ottimo punto per la classifica dell'Ane. Torniamo in conferenza stampa, come ho promesso, l'abbiamo nominato diverse volte nella puntata di oggi. Sentiamo le parole di Stefano Giacomelli. Vorrei dire che ciò che ha fatto Giulio non si potrà mai superare. Io nel mio piccolo, in questi 11 anni, ho cercato di metterci orgoglio, di dimostrare che questa maglia l'ho voluta e l'ho sudata tanto, e che tutte le scelte che ho fatto le ho fatte col cuore, e sono felice di tutto ciò che ho fatto. Non sono stati 11 anni facili. Stamattina, quando il mister mi ha detto che giocavo, che voleva farmi giocare, mi sono messo nel letto mezz'ora e sono stato lì a pensare a ciò che è stato questa lunga storia, tra virgolette, d'amore, no? Mi sono passati 11 anni in testa e ve lo giuro, è qualcosa che è davvero inspiegabile. Oggi sapevo che era una giornata speciale per me, e ringrazio tutti i miei compagni di squadra, la società, tutti i vecchi compagni di squadra, tutte le vecchie società che ho avuto, quei magici tifosi che abbiamo, perché ho davvero poche parole, ma un grande grazie, perché se ho fatto tutto ciò è anche merito di tutte queste persone qua. Corrado, che dire delle parole di Giacomelli? Ma lui, dal punto di vista dell'attaccamento, non ha certamente, insomma, non si scopre solamente oggi. È un giocatore che, come ho detto tante volte, è rimasto a Vicenza anche quando poteva andare via, quando poteva prendere più soldi. E io sono testimone del fatto che nell'anno del fallimento, a gennaio, Giacomelli aveva un'offerta del Cluj decisamente importante a livello economico e lui l'ha rifiutata per rimanere qui, nonostante la società fosse fallita.
poi il suo è stata anche una presenza determinante per evitare la recessione in Serie D, perché nello spareggio contro il Sant'Arcangelo segnò sia all'andata che al ritorno. Quindi da questo punto di vista è stata una scelta che gli ha fatto doppiamente onore. È chiaro che, come ho già detto tante volte, lui diventa il biancorosso con più presenze, però ecco, io non me ne voglia Giacomelli, le 317 presenze di Giulio Savoini, tra l'altro giocate tutte nella massima serie, tutte partite da 90 minuti, hanno un altro valore, hanno totalmente un valore diverso, perché forse bisogna anche cambiare questa regola che uno entra un minuto alla fine e ha una presenza, ecco. Quindi per me Giulio Savoini, tra l'altro, è stato un maestro. Ho avuto anche la fortuna molte volte di arrivare allo stadio presto, prima dell'inizio della partita, di parlare con lui. Mi ha raccontato degli aneddoti dei suoi anni, degli anni 50, per cui per me è un'icona, è stato un uomo straordinario che ha legato la sua vita ai colori biancorossi, e non me ne voglia Stefano Giacomelli, le 317 presenze di Giulio Savoini valgono tantissimo, molto di più delle presenze di Giacomelli. Ma ripeto, è proprio una questione di peso della presenza, delle partite, dei minuti giocati, della serie. Poi ognuno, ripeto, anche qui la pensa un po' come meglio crede. Io credo che sarebbe più giusto, più che calcolare le presenze, calcolare i minuti. Ecco che allora Giulio Savoini sarebbe ancora largamente primo per presenza in biancorosso. 0445 490 200 per essere con noi, per chiamarci, 345 7959 749 per mandarci il vostro messaggio vocale. Sentiamo chi ci ha raggiunto, chi c'è? Sentiamo chi c'è? Ciao, Gioia Corrado, sono ancora Gianluca da Torino. Ciao. Volevo solo fare osservare simpaticamente a Mario, che si lamenta di non vedere gol su azione del Vicenza, che è quantomeno il secondo gol è stato un gol su azione, volendo anche il primo, che però è scaturito da un fallo laterale. Ma il secondo gol, finalizzato così bene da Stoppa e da Ferrari, è nato su un'azione ben coordinata, così mi sembra almeno. Forza Lane Rossi Vicenza, ciao. Sempre forza Lane, ciao Gianluca. Corrado, vuoi fare un commento qui? No, beh, è un'osservazione corretta. Io, tra l'altro, gol su azione è sicuramente quello di Ferrari oggi. Tra l'altro il gol su azione, secondo me, è uno dei più belli, ma ce ne sono stati diversi. Quello di Arzignano, che nasce dal Monte, che nasce da una bella combinazione tra gli attaccanti, dei passaggi stretti al limite dell'area, poi il destro in diagonale di Dal Monte. Il gol di Dal Monte sul cross di Greco di testa del 2-0. E ce ne sono parecchi. Diciamo che sicuramente, senza dubbio, questa squadra dal punto di vista della manovra deve può fare meglio, ma questo non vuol dire, non è che non nega nessuno. È chiaro che è una squadra che dal punto di vista del gioco, ricordiamo che ha cambiato allenatore poco più di un mese fa, e avevamo detto che anche Modesto doveva avere il tempo per conoscere i giocatori, per far conoscere le sue idee, anche per imporle in campo. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che questa squadra andrà a migliorare. Poi è chiaro che anche in questo momento bisogna fare un esame della situazione e vedere che si gioca in una Serie C, tra l'altro dal tasso tecnico magari nemmeno tanto eccesso, anzi secondo me uno rispetto alle Serie C degli ultimi anni è un po' più basso. Quindi è anche difficile giocare bene quando davanti è una squadra che magari pensa solo a rompere, pensa solo a distruggere. Ecco, oggi si è vista una gara, secondo me, di livello qualitativo un po' più alto, a parte il campo che non dava una mano, perché anche il Pordenone per larghi tratti della partita ha cercato di giocare a palla. Se tu giochi contro, non so, la Pro Patria, che è venuto al Menti, ha fatto 1-1, ma ha messo il pullman, anzi due pullman davanti all'area di rigore,
non è mai facile giocare contro un avversario di questo tipo, però questa è la categoria, la conosciamo e bisogna venirne fuori, e se ne viene fuori anche magari con prestazioni che a volte lasciano qualche diciamo, hanno qualche lacuna dal punto di vista tecnico, ma con questa fame, questa voglia, questa determinazione, questo crederci sempre, perché oggi non era facile recuperare due volte, io sono convinto che questa squadra può andare lontano, può fare bene. E come ho detto la prima giornata, oggi ormai siamo alla fine del girone di andata, e di solito alla fine del girone di andata ha incontrato tutte le squadre, si può fare il primo bilancio. Io sono sempre convinto che questa squadra ha tutto per vincere il campionato. Grazie Corrado, 30 secondi, ci fermiamo, tra poco ascoltiamo le parole anche di Ferrari, ritorniamo in conferenza stampa. Interrompiamo i programmi per darvi una notizia importante. Da oggi quasi tutta la gamma Kia è in versione GPL, Sportage, Exeed, Stonic, Rio, Picanto, anche in versione cambio automatico. Becast Automobili, concessionaria ufficiale Kia di Vicenza e Verona Est. Da domani, viaggiare costa meno e hai 7 anni di garanzia. Kia. Movement that inspires. 18 e 4 minuti sulle frequenze di Stella FM, state ascoltando Terzo Tempo Biancorosso, la voce dei tifosi, la mia voce, quella di Gioia, e poi dall'altra parte c'è il nostro Corrado Ferretto. Si torna in conferenza stampa, sentiamo le parole di Ferrari, sentiamo cosa ha da dire. In campo è stata una partita difficile, dura, molto tosta, però come ha detto lei la squadra ha saputo reagire anche quando stavamo in svantaggio. Quindi siamo tranquilli perché era importante fare un risultato positivo qua, la squadra l'ha fatto, ha reagito, ha corso, picchiato e non ha mollato fino al 90°, quindi siamo molto tranquilli e sereni dalla prestazione e da come stiamo con i ragazzi. Corrado, che voto diamo a Ferrari? Quanto ti è piaciuto oggi? Oggi mi è piaciuto perché ha lottato anche per la squadra, ha fatto fare un gol molto importante, gli do un bel 7. Perché sai, questo è un attaccante che, a parte che ha fatto già 10 gol, che sono veramente tanti, ma quindi già per questo meriterebbe un voto importante, però un attaccante che gioca per la squadra, che lotta, che combatte. Anche nel primo gol di Rolfini lui va sulla palla e la difende, poi la palla passa e lui però con il corpo capisce che può arrivare a Rolfini e protegge la sfera, quindi è un attaccante che gioca anche per la squadra, e è un attaccante bravo a giocare a schiena alla porta, a tenere sul pallone. È un attaccante che in C fa la differenza. Io credo che è un attaccante che per caratteristiche nessuna delle rivali in cima alla classifica ha, e lui può essere insieme a Del Monte in particolare, insieme a Ronaldo, insieme a Cavion, insieme anche magari a un Pasini che dietro sta crescendo. Ecco, questi sono i giocatori che secondo me hanno le caratteristiche per fare la differenza e che hanno anche la personalità per fare la differenza. Sicuramente lui è, come dicevo prima, secondo me il giocatore più importante di questa squadra. Andiamo a salutare gli amici All Fans che sono in ascolto, ciao ragazzi, buona giornata, e poi forza Lane da Matteo, Ennio e Tex dicono buon punto in trasferta in un momento di partite ravvicinate, di molte defezioni, bravo Modesto a riportarci dove dovevamo essere in attesa di poterci migliorare ancora. Di ritorno da Lignano, PS, ma la tifoseria ce l'abbiamo, e direi che la tifoseria, Corrado, c'è stata, e vogliamo ancora salutarli con tanto affetto perché oggi erano davvero tantissimi in onda. Beh, sai, basta guardare anche le foto dello stadio, c'è tutta la parte diciamo opposta alla tribuna che è tutta biancorossa, 1582, insomma sono veramente tanti, e sono tutti i biglietti che il Pordenone ha concesso, perché secondo me se ne avesse concessi ancora ci sarebbe stata altra gente biancorossa che sarebbe andata a Lignano a sostenere il Lane. Quindi un'altra grande testimonianza, una grande prova di affetto, di attaccamento, di sostegno da parte dei tifosi del Vicenza per i loro amati colori. Ma sai, io non posso che ripetere quello che dico sempre da questi microfoni di Stella FM,
I tifosi di Vicenza ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Saluto Alessandro, dice: ciao Gioia, volevo una considerazione da parte di Corrado. Nel momento del giocatore dei ramari che simula il dolore insopportabile a terra, invece di due ammonizioni, non sarebbe stato più corretto l'ammonizione per noi ed il rosso per il pugno su reazione del giocatore del Pordenone? Tu cosa ne pensi? Diciamo che il rosso mi sembrerebbe in questo caso una decisione un po' troppo severa. Poi è vero che in queste situazioni i direttori arbitrali molto spesso, quasi tutti, scelgono la soluzione quella da Ponzio Pilato, un giallo a testa, me ne lavo le mani. Sì, il rosso era secondo me un po' troppo eccessivo. È chiaro che a volte comunque queste simulazioni fanno un po' anche innervosire, perché magari uno sta a terra e sembra che gli sia passato sopra un tir, poi magari vede che l'arbitro non lo guarda, si rialza e va a 200 all'ora, comprovando il fatto che non aveva niente o quasi. Edo, sono molto contento per il risultato, avevo paura di questa partita, bene così, peccato solo perché in superiorità numerica con mezz'ora di tempo giocando palla a terra e facendo girare di più il pallone, penso si sarebbe potuto vincere. Vai Lane, siamo sulla buona strada, buona giornata a te, ciao Edo. Saluto Fabio, anche sulla cima del Monte Summano oggi al grido forza Lane, sempre. Ciao Fabio, che è immerso nella neve, Corrado ci ascolta tramite cellulare, sempre forza Lane. Un bacio a te, grazie di questa meravigliosa foto. Credo sia il record mondiale, un infortunio per partita a centrocampo, complimenti per la competenza Corrado. Fabio da Varese. Un momento veramente, Fabio, in cui la Iella purtroppo ci vede benissimo, perché sì, insomma, oggi mancavano Ronaldo, Cavion, che spero possano rientrare già nella prossima, mancava Cataldi che, come dicevamo, purtroppo probabilmente ha il campionato finito, mancava Jimenez squalificato, e vabbè, questo è un provvedimento disciplinare. Ma poi insomma anche sugli esterni mancavano Vaglietti con questo problema alla spalla, mancava Ovisa con quel stiramento del collaterale, e oggi si è fatto male anche Greco, che è un giocatore che è importantissimo perché può giocare in tanti ruoli. E purtroppo Fabio, come dicevi tu, è veramente un momento in cui gira veramente nera, storta, e non è un momento fortunato, perché rivedendo anche le immagini oggi dell'infortunio di Greco, vedi proprio che scivola, cade male, sono quelle cose che non sono imputabili a niente, se non proprio al fatto che col campo bagnato, la stanchezza, così vai a cadere, cadi male, e quindi c'è anche tanta sfortuna in infortuni del genere. Ancora Simone sulla situazione Greco, Corrado, abbiamo qualche novità sempre su questo infortunio? Ma io si credo, sa ancora nulla? No, ufficialmente non si sa nulla, ma credo, anche se non sono un medico, ma insomma, purtroppo di spalle posso, ahimè, dire la mia, nel senso che ho avuto problemi anch'io giocando e cadendo. Io credo che sia una lussazione alla spalla, e minimo, proprio se va di lusso, una ventina di giorni. Spero di sbagliarmi, ma vista la dinamica dell'incidente, mi sa che anche Greco lo vedremo a gennaio. Attenzione, è arrivato Corrado, chissà cosa avrà da dire il nostro poeta, lui è Peo, sentiamolo. Ciao, Happy Christmas e Corrado Natale. Dunque, come dicono quelli che vanno a scalare le Feralpi, sarò ripido. Diciamo che dopo il vantaggio del Pordenone, gli avversari a pensare, adesso sono in burai e spalmati, invece Vicenza ha reagito, i giocatori hanno reagito. Per cui, e chiudo, la trasferta da Lignano la chiamerei Lignano Punto d'Oro. Da casa mia è tutto, a voi studio. Ciao Peo, il nostro inviato da casa, è bello però, no? Non sì, è quella di, Happy quella Christmas. Adesso sono in burai, è stata fantastica. Il nostro Peo che ci stupisce sempre. Poi vedi che ormai si sente uno di noi, perché ci restituisce la linea addirittura. Mitico Peo. Antonio da Quinto dice: almeno quest'anno crediamo sul serio sui giovani. Il buon Mimo invece non perde il vizio di affidarsi sempre ai tanto vecchi. Questo è il commento di Antonio. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Corrado, in merito? No, beh, diciamo che è vero che, insomma, Di Carlo nelle sue scelte
anche insomma in fase di mercato va sempre sull'usato tra virgolette sicuro, quindi questa è una considerazione che è abbastanza reale, rispecchia la realtà. Ecco, Di Carlo ha questa ottica nel costruire le sue squadre e quindi è un dato di fatto. Addirittura quasi d'arrivo, Corrado, diamo un'occhiata al nostro calendario, quali sono le prossime partite? Ma allora, come dicevamo, la prossima partita, intanto dopo aver giocato ogni tre giorni, adesso c'è almeno quasi una settimana, perché si giocherà sabato contro il Piacenza alle ore 14:30. Come dicevo prima, la partita da prendere con le pinze, perché sicuramente il pronostico è tutto a favore della squadra di Modesto, ma mai pensare che sia una partita facile, perché poi sono quelle gare che invece poi si complicano e magari vai a fare un passo falso dove mai te lo saresti aspettato, quindi massima determinazione, testa bassa, concentrazione a mille e insomma vittoria da centrare assolutamente contro il Piacenza. E Piacenza che rappresenta l'ultima gara del girone di andata, poi si giocherà contro la Pro Sesto e sarà la prima gara del girone di ritorno, si giocherà venerdì 23 alle 14:30, anche perché venerdì, perché poi ovviamente il 24 è la vigilia, e però sarà secondo me importante la partita di sabato prossimo, anche perché, come dico sempre io, quando si chiude il girone d'andata hai incontrato tutte le formazioni e puoi fare un bilancio del girone d'andata, puoi andare anche a vedere quello che si era detto, le previsioni fatte, che si è andate come si prevedeva, cosa ha funzionato, cosa no. È chiaro che poi nel trarre il bilancio di questo Lane, di questo Vicenza, bisognerà dividere in due il periodo di Baldini e il periodo di Modesto, perché vedrete poi che lo faremo sabato, ma insomma che il quoziente punti partita con un allenatore è molto diverso dall'altro. Vogliamo dare già qualche anticipazione, Corrado, così? Ma no, insomma è abbastanza facile. Modesto ha fatto 6 partite, ne ha vinte 5, ne ha pareggiate una, quindi ha un quoziente punti molto molto alto. Baldini purtroppo è normale che sia così, visto che è stato esonerato. Secondo me, probabilmente, insomma, se Modesto fosse arrivato qualche giornata prima, probabilmente adesso il Vicenza sarebbe primo con 2-3 punti di vantaggio, però insomma c'è tutto il tempo per conquistare la vetta, che oggi la Feralpi e la Pro Sesto hanno momentaneamente preso, però sono un punto sopra, tra l'altro si affrontano tra di loro sabato prossimo, quindi magari se dovessero pareggiare e il Vicenza dovesse battere, come tutti noi ci auguriamo, il Piacenza, tornerebbe primo in classifica. Ma è importante essere lì. Adesso il punto più, il punto meno non fa grandissima differenza. Ecco, ricordiamo che questa squadra è stata anche a 6, a 7 punti dal primo posto, e questo testimonia la grande rimonta fatta da quando è arrivato come allenatore Modesto. Saluto Fabiano, che dice: quale potrebbe essere la formazione ideale per la prossima partita, visto le tante assenze? Beh, diciamo intanto che bisogna capire chi recupererà. Io, come dicevo prima, sono abbastanza fiducioso che possano recuperare sia Cavion che Ronaldo a centrocampo. Tornerà sicuramente Jimenez, che sconterà il turno di squalifica, ma credo che la difesa dovrebbe rimanere quella con Fente in porta, poi il trio Girardi, Pasini e Sandon. Sugli esterni probabilmente Del Monte sarà ancora sacrificato a destra, o a sinistra potrebbe esserci Begic a questo punto, visto che Greco credo che non ce la farà. In mezzo al campo magari due tra Ronaldo, Cavion, Jimenez e Scarsella, due da scegliere tra questi quattro, e davanti o con Ferrari, Stoppa e Rolfini. Credo che potrebbe essere questo quell'11 che giocherà contro il Piacenza. Ultime telefonate sulle frequenze di Stella FM. Pronto, chi c'è in linea? Ciao, sono Edo di Vicenza. Ciao Edo, benvenuto. Grazie, sto rientrando da Lignano. Ho visto, è stata una partita molto difficile, campo molto molto duro, però dai, sono contento del punto, è stata una bella esperienza. Ho visto negli spalti ragazzi che si abbracciavano durante il tempo, bellissimo, persone che non si conoscevano, sono veramente emozionante. Insomma, tanta pioggia, però
diciamo che ne valsa la pena, dai. E siamo solo a un punto della vetta e spero appunto sempre che di riuscire a vincere il campionato, perché posso dire che se lo merito finora, visto l'enorme differenza che stanno mettendo in campo e tutta la fame di agonismo che c'è. Faccio sempre cosa dice Corrado e vi ringrazio tanto, vi auguro una buona serata. Abbraccio a Tedo, grazie, buon rientro a casa. Grazie, ciao. Grazie della telefonata. 0445 490 200 per essere con noi, se non l'avete ancora fatto, ultima possibilità di telefonarci in diretta, live. Siamo a leggere il prossimo messaggio, quello di Riccardo, che dice: Corrado, dai un'occhiata gentilmente alla classifica? Assolutamente, agli ordini, come abbiamo già detto prima, la Feralpi e la Process sono a 34 punti, tra l'altro si incontreranno nel prossimo turno, nell'ultimo turno del giorno d'andata, giocheranno a Sesto San Giovanni. Poi c'è il Vicenza a 33 insieme a Lecco, poi il Pordenone a 32 e qui credo che si chiuda, diciamo, la zona dell'alta classifica, perché poi c'è la Propati a 28, Renate a 27 con il Novara che è in caduta libera, la Juventus Under 23 a 26 con la Pro Vercelli, il Larzignano a 25. Faccio i complimenti oggi a mister Bianchini, al presidente Chiesa, a tutta la squadra, perché è una gara molto difficile, stavano perdendo e nel finale hanno segnato questa doppietta, questo 1-2, una vittoria che vale tantissimo per l'Arzignano. Grazie Corrado, prossima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, come ti chiami? Ciao. Ciao, sono Daniele. Ciao. Sono pure noi da Arzignano. Siamo io e Andrea. Ciao Daniele, ciao Andrea. Niente, allora, partita molto bella, ci è piaciuta sotto la pioggia. Diciamo che Comodesto, allenatore Modesto ovviamente, possiamo andare molto avanti. Speriamo che niente, che il ritorno che col Piacenza sabato vada bene e niente. Incrociamo le dita, ragazzi, un abbraccio, buon rientro a casa. Ciao, grazie. 0445 490 200 per essere con noi, davvero ultime telefonate. La prossima partita, Corrado, quella con il Piacenza, appunto, l'abbiamo detto, il 18 di dicembre, 19ª partita di andata. E in proposito mi ha scritto Paolo, dice: quanto è preoccupante la prossima partita, quanto è difficile la prossima partita da 1 a 10? Ma insomma, non posso dire che questa sia una partita difficilissima, perché insomma il Piacenza ha la peggior difesa del campionato, ha perso 10 volte finora su 18 partite, ha un attacco abbastanza asfittico perché ha fatto 19 gol, quindi non è il peggiore, ma insomma è tra i peggiori. Però, siccome voglio dire, ormai di calcio ne ho mangiato tanto, diciamo che la squadra ha l'obbligo di prepararla come giocasse nuovamente contro il Pordenone, contro la Feralpi, insomma una gara molto, perché non vorrei, ma con Modesto in teoria dovremmo essere in ottime mani da questo punto di vista, che magari la gara venisse un po' sottovalutata. Ecco, questo credo sia l'unico pericolo, perché se poi la squadra invece gioca determinata, compatta, concentrata, il valore tecnico, la differenza di valore tecnico tra le due squadre è talmente evidente che non ci dovrebbe essere partita. Grazie Corrado, prossima telefonata, pronto, chi c'è? Francesco di Vicenza. Francesco, ciao e benvenuto. Salve. Allora, sì, sono curioso di vedere Piacenza, perché gioca un giocatore che si è un po' perso, ma aveva numeri veramente eccezionali, un certo Cesarini, che molto probabilmente Corrado se lo ricorda bene. Ecco, speriamo che questo qua, perché quando incontra Vicenza questo ci mette sempre l'anima, ci ha già fatto parecchi gol quando l'abbiamo incontrato, quando giocava col Savona e anche quando giocava, mi sembra, con Ubi o qualcosa del genere, il primo anno che avevamo dopo il fallimento, in sostanza è venuto qua, ha fatto fallo e è andato in porta. Purtroppo questo qua
è uno che quando vede Vicenza, un po' come negli anni c'era qualche giocatore che Corrado conosce bene, quando vedevano le strisce bianco-rosse si esaltavano. Grazie. Abbraccio. Francesco, sei contento? Sei contento della partita di oggi? Sì, ma non ho potuto seguirla perché avevo un impegno e comunque sono stato contento. Infatti io con i miei amici avevo sempre detto: a Pordenone basta non perdere. Infatti ci ha fatto questo regalo Vicenza, insomma, ecco. Abbraccio. Grazie a te Francesco, la prossima. Arrivederci. Grazie, arrivederci. 0445 490 200, davvero ultime chiamate per essere con noi. Corrado, cosa ci piacerebbe vedere nelle ultime partite dell'andata? Un tuo sogno, una cosa che forse non si è ancora vista e che ti piacerebbe effettivamente vedere e vivere? Te lo chiedo tra poco perché abbiamo già in linea la prossima telefonata. Pronto, chi c'è? Pronto? Come ti chiami? Ciao. Ciao Mario. Giorno, ciao Mario, anzi buonasera Mario, sei in diretta con noi. Allora, voglio dire, tanto Vicenza ha giocato bene. Sì? Ecco. Poi? Devi aggiungere qualcos'altro? Devi fare una domanda a Corrado? Corrado? Dimmi tutto. Allora, secondo te l'infortunio di Greco? Ahimè, lussazione della spalla. Adesso io non sono un medico, quindi spero di sbagliarmi, nel senso che la diagnosi sia troppo severa, ma almeno una ventina di giorni credo che purtroppo servirà per rivederlo in campo. Quindi credo che salterà sia la partita di sabato contro il Piacenza sia quella di venerdì 23 dicembre, e poi penso che lo potremo rivedere l'8 di gennaio, anche se anche lì secondo me Dopo voglio chiedere l'ultima cosa, Lubisa, che è sempre un po' polemico, cosa dici? Vabbè, insomma, sai, le chiacchiere a fine partita lasciano il tempo che trovano, tanto alla fine passa agli annali, all'archivio 2-2, un punto a testa e un punto che fa, per quanto mi riguarda, classifica per il Vicenza, che è riuscito a uscire indenne da una trasferta difficile. E quindi poi sai le parole a fine gara, okay. Sì, ascoltiamo, va bene, ok. Io tra l'altro ho visto e rivisto, il rosso ha pinato, ci sta tutto, l'arbitro ha fatto qualche errore da una parte e dall'altra, ma negli episodi chiave non c'è niente da discutere, i gol erano tutti regolari, per cui è un 2-2 che è l'espressione del campo. Tra l'altro lo trovo anche un risultato giusto, tutto sommato. Ok, grazie. Intanto, allora, sì. Buona serata e forza Lane! Sempre forza Lane! Ciao ragazzi, un ciao. Abbraccio. Ciao. Tutti che stanno a festeggiare, Corrado. No, una domenica molto, molto divertente. Al di là che poi la pioggia, il vento, tutti questi tifosi che si sono spostati hanno vissuto grandi emozioni. Ma spazio alla prossima telefonata. Chi c'è per noi? Buonasera. Ciao, buonasera, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Simone. Ciao Simone, sei in diretta con noi, benvenuto. Volevo chiedere una cosa semplicissima. Prego. Nel senso, ma che fine ha fatto Baldini? Lavora? Baldini, l'ex allenatore di Vicenza. Sentiamo Corrado se ne sa qualcosa. Ciao, grazie. Ok, fammi sapere, ciao. Alla prossima, ciao. Corrado. Vabbè, diciamo, quando un allenatore viene esonerato, fino alla prossima stagione non può più andare ad allenare un'altra squadra per regolamento, quindi adesso lui sarà a casa, andrà a seguire allenamenti, non lo so, adesso, ma di solito un allenatore esonerato va a seguire degli allenamenti, si tiene aggiornato, va magari a vedere allenatori più quotati, poi ognuno insomma imposta le sue giornate come meglio crede, ma essendo Baldini anche un giocatore, ex giocatore di un certo livello, penso che abbia parecchi contatti anche con allenatori importanti, quindi magari farà dei corsi di aggiornamento. Di sicuro quando un allenatore viene esonerato per regolamento non è che può allenare subito un'altra squadra. Sì, deve aspettare la prossima stagione. Ultima telefonata, pronto, chi c'è per noi? Pronto? Pronto, sei in diretta, come ti chiami? Andrea. Ciao Andrea, benvenuto.
Allora, avevo appena guardato le interviste del vice allenatore del Vicenza e dice che Greco è solo una contusione, speriamo sia vero. Ah beh, guarda, sarei il primo a essere più felice. Se è solo una contusione cambia il mondo, se non è lussazione, anche se devo dirti che ripeto, le immagini televisive mi avevano fatto pensare al peggio. Se è solo una contusione, allora diciamo che la prognosi è molto più corta, magari non sabato contro il Piacenza, ma magari la prossima sì. Speriamo che sia solo una contusione. Ecco, dalla dinamica temevo una lussazione. Se comunque l'allenatore del Vicenza ha detto questo, insomma, visto che sicuramente ha avuto modo di parlare con il medico, spero che sia così e saremmo tutti molto felici. Grazie Andrea. Sì, devi aggiungere qualcosa. E buone feste e forza Gianni. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie, ciao a te. Ciao Andrea. Grazie. Ciao. In chiusura, ultimo messaggio davvero. Vediamo chi ci scrive. Allora, buone notizie su Greco, l'abbiamo appena detto. Quindi grazie. Grazie anche a Francesco di questo messaggio. Corrado, cosa ne pensi del lavoro di Magalini a Catanzaro? Ciao Mario. Beh, insomma, diciamo che il Catanzaro sta facendo veramente una galoppata importante, ha costruito una squadra forte, aveva fatto bene, devo dire, a Vicenza, anche a Vicenza in Serie C, quello che poi ha un po', diciamo, magari tra virgolette toppato è stato in Serie B, anche se poi lì, insomma, è chiaro che bisogna capire, come dico sempre io, con che borsa, con che budget è andato a fare il mercato, perché sai, se tu vai a, con 10.000 euro a comprare una Ferrari, beh, insomma, puoi essere bravo quanto vuoi, la Ferrari non la compri, ma queste sono cose che probabilmente non sapremo mai, per cui quanto il budget fosse limitato, quanto siano stati gli errori di Magalini, questo lo sa solo la proprietà, lo sa solo Magalini. Di sicuro quest'anno a Catanzaro ha costruito una squadra veramente forte, perché pensiamo che Catanzaro ha giocato 17 partite e ha 47 punti, frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Tra l'altro con una colonia biancorossa molto nutrita, perché ci sono Brighenti, ci sono Pontisso, Cinelli, Curcio, qualcuno sicuramente me lo dimentico, c'è ovviamente anche Van de Putte, l'ho tenuto alla fine per ultimo perché sta disputando un campionato straordinario. Da Gioia e Corrado è davvero tutto, siamo ai titoli di coda, ci diamo appuntamento la settimana prossima, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, grazie a tutti quelli che sono intervenuti sulle nostre frequenze e soprattutto una buona domenica con noi di Stella FM. Un abbraccio, ciao, alla prossima, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso. Sto cercando il pellet da una settimana, ma i prezzi sono alle stelle. Chiama e ordinalo subito alla Pirin Sass. Lo trovi solo adesso a partire da 9,50 euro al sacco, IVA compresa, acquistando un bancale. Chiama e ordinalo subito alla Pirin Sass. Pirin Sass, non solo carburanti, ma anche il pellets più conveniente. Chiama subito lo 0424 70 80 81. Perinsas.com. Terzo tempo biancorosso, la voce del tifoso, in collaborazione con... A Bassano del Grappa arriva Giuriato Rent, concessionario macchine movimento terra Caterpillar. Giuriato da 55 anni è il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di macchine e attrezzature edili ed industriali come gru, ponteggi e piattaforme. Passa nella nuova sede a San Giuseppe di Cassola in via Enrico Toti 16. Giuriato Rent, dal 1965, una nuova edilizia. A Zanè, Altavilla e ora anche a Bassano del Grappa. Giuriato.it. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso.